Amiche ed amici del calciotto, buonasera e benvenuti all'Atletico 2000, dove sta per andare in scena per la sesta giornata della Serie A il match tra Fraschetta del Pesce e O'Connell Irish Pub. Buon divertimento a tutti. Del giudice. Seguiamo il mancino da fuori, la prima parata di Mosera a mettere il pallone in calcio d'angolo sull'iniziativa del giocatore della Fraschetta del Pesce. Di Campanella, dubitosa, si gira il 18, controlla quanti uomini sono in quella zona e poi va alla conclusione. Si distende, l'estremo difensore della Fraschetta del Pesce, non era male il testo del 18 in maglia nera. Ancora Della Valle cercato, ma il pallone non gli arriva per l'ottimo intercetto. Allora Sesta abbassa la testa e parte. Il numero 9 è velocissimo, non lo prendono quelli in maglia rossa. Alla fine sbaglia la conclusione proprio sul più bello, Filippo Sesta, pericoloso però al minuto di gioco numero 14. La formazione maglia nera con Pacifico, 3 contro 2, vediamo la scelta del 10, il pallone dentro. Rischia l'autogol, ma alla fine è provvidenziale l'intervento di Claudio Guiducci a mettere il pallone in corner. Defilati, sulla destra c'è il fischio del direttore di gara, il destro che pesca però la barriera, poi ci riprova col mancino. Più pericoloso il tiro di mancino rispetto a quello di destro del giocatore maglia numero 10. Pesca proprio la barriera, lì il duplice fischio del direttore di gara. Finisce il primo tempo qui all'Atletico 2000 sul risultato di 0-0 tra Fraschetta del Pesce e O'Connell Irish Pub. Il pallone per Campanella, a spazio il 13, lo prova. Poi la conclusione, alla fine arriva il gol dell'1-0 proprio di Filippo Sesta in mezza rovesciata. Alla fine vantaggio per O'Connell Irish Pub, che arriva al minuto di gioco numero 7 della ripresa. De Santis, lancio lungo, preciso. Seguiamo l'occasionissima per Fraschetta del Pesce di andare al pareggio. E così è, con Alessandro Garuffi. All'improvviso la formazione maglia rossa pareggia 1-1. Di destra parte un giocatore in maglia nera. Della Valle mette il pallone dentro per il colpo di testa da parte del giocatore in maglia numero 8, che ribalta completamente il match 2-1 all'Atletico 2000. Pochissimi minuti, la formazione maglia rossa ha ribaltato il gol del vantaggio di Sesta. Conclusione al volo, e questo invece è un gran gol del giocatore maglia 6, Marco De Santis. Doppietta, non può nulla Moser, va veramente da incorniciare il destro al volo del numero 6. Pacifico allarga bene sulla destra, buona azione in aggiramento da questa parte dell'O'Connell. Bellissimo il gol della formazione di maglia nera, addirittura forse ha toccato Filippo Sesta. Fatto sta che l'O'Connell accorcia le distanze 2-3, non è finita qui all'Atletico 2000. Bravissimo Della Valle a liberarsi anche del suo tentativo di conquistare il pallone, poi bellissimo il tocco dentro da parte del numero 11, secondo assist per Sauro Della Valle, stavolta per il 7 che scrive il gol del 4-2. Sta il pallone, poi smista per Gubitosa, palla di ritorno per Pacifico, lo stop e la conclusione deviata 3-4, non è finita qui all'Atletico 2000. Irish Pub, palla che termina fuori ed è qui che arriva il tipice fischio, il direttore di gara. Finisce all'Atletico 2000 il match tra O'Connell Irish Pub e la Fraschetta del Pesce 4-3 per la formazione della maglia rossa.